Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica ci mostra, per così dire, il passaggio del testimone da Giovanni Battista a Gesù. Giovanni è stato il suo precursore, gli ha preparato il terreno e gli ha preparato la strada. Ora Gesù può iniziare la sua missione e annunciare la salvezza ormai presente, era lui la salvezza. La sua predicazione è sintetizzata in queste parole: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Semplicemente. E Gesù non usava queste parole. È un messaggio che ci invita a riflettere su due temi essenziali: il tempo e la conversione. In questo testo dell'Evangelista Marco, il tempo va inteso come la durata della storia della salvezza operata da Dio. Quindi il tempo compiuto è quello in cui questa azione salvifica arriva al suo culmine, alla piena attuazione. È il momento storico in cui Dio ha mandato il Figlio nel mondo e il suo regno si è fatto più che mai vicino. È compiuto il tempo della salvezza perché Gesù è arrivato. Tuttavia, la salvezza non è automatica. La salvezza è un dono di amore e come tale offerto alla libertà umana. Sempre quando si parla di amore, si parla di libertà. Un amore senza libertà non è amore. Può essere interesse, può essere paura, tante cose. Ma l'amore è sempre libero. E essendo libero, richiede una risposta libera. Cioè richiede la nostra conversione. Si tratta cioè di cambiare mentalità. Questa è la conversione. Cambiare mentalità e di cambiare vita, non seguire più i modelli del mondo, ma quello di Dio, che è Gesù, seguire Gesù, come aveva fatto Gesù e come ci ha insegnato Gesù. È un cambiamento decisivo di visione e di atteggiamento. Infatti il peccato, sopra di tutto, il peccato della mondanità, che è come l'aria, pervade tutto, ha portato al mondo una mentalità che tende all'affermazione di se stessi contro gli altri e anche contro Dio. Questo è curioso. Qual è la tua identità? E tante volte sentiamo che esprime la sua identità con termini di contro. È difficile esprimere la propria identità nello spirito del mondo con termini positivi di salvezza e contro gli stessi, contro gli altri e contro Dio. E per questo scopo non esita la mentalità del peccato, la mentalità dell'inganno a usare la violenza. L'inganno e la violenza. Vediamo cosa succede con l'inganno e la violenza: cupidigia, voglia di potere e non di servizio, guerre, sfruttamento della gente. Questa è la mentalità dell'inganno, che certamente ha la sua origine nel padre dell'inganno, il grande bugiardo, il diavolo, il padre della menzogna. Così lo define Gesù. A tutto ciò si oppone il messaggio di Gesù, che invita a riconoscersi bisognosi di Dio e della sua grazia, ad avere un atteggiamento equilibrato nei confronti dei beni terreni, a essere accoglienti e umili verso tutti, a conoscere e realizzare se stessi nell'incontro e nel servizio agli altri. Per ciascuno di noi il tempo in cui poter accogliere la redenzione è breve.
e la durata della nostra vita in questo mondo è breve. Forse sembra lunga. Io ricordo che sono andato a dare i sacramenti, l'unzione della malattia, un anziano molto buono, molto buono. E lui, in quel momento, prima di ricevere l'Eucaristia, l'unzione degli ammalati, mi ha detto questa frase: se mi è volata la vita, come dicendo, io credevo che fosse eterno, ma se mi è volata la vita, cosa sentiamo noi gli anziani? Che la vita se n'è andata e se ne va. E la vita è un dono dell'infinito amore di Dio, ma è anche tempo di verifica del nostro amore verso di Lui. Perciò ogni momento, ogni istante della nostra esistenza è un tempo prezioso per amare Dio, per amare il prossimo e così entrare nella vita eterna. La storia della nostra vita ha due ritmi, uno misurabile, fatto di ore, giorni, di anni, l'altro composto dalle stagioni del nostro sviluppo: nascita, infanzia, adolescenza, maturità, vecchiaia, morte. Ogni tempo, ogni fase ha un valore proprio e può essere il momento privilegiato di incontro con il Signore. La fede ci aiuta a scoprire il significato spirituale di questi tempi. Ognuno di essi contiene una particolare chiamata del Signore alla quale possiamo dare una risposta positiva o negativa. Nel Vangelo vediamo come hanno risposto Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Erano uomini maturi, avevano il loro lavoro di pescatori, avevano la vita in famiglia. Eppure quando Gesù passò e li chiamò, subito lasciarono le reti e lo seguirono. Cari fratelli e sorelle, stiamo attenti e non lasciamo passare Gesù senza riceverlo. Sant'Agostino diceva: ho paura di Dio quando passa. Paura di che? Di non riconoscerlo, di non vederlo, di non accoglierlo. La Vergine Maria ci aiuti a vivere ogni giorno, ogni momento come tempo di salvezza in cui il Signore passa e ci chiama a seguirlo, ognuno secondo la propria vita. E ci aiuti la Madonna a convertirci della mentalità del mondo, quella delle fantasie del mondo, che sono fuochi d'artificio, a quella dell'amore e del servizio. Angelus Domini, nunciavi Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Vigni et ceramur promissione omnius Christi. Grazie in Tua, in questo Domine, mentibus nostris infundi. Ulti angelo annunciante, Cristi Fili tua incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione di gloria in perducam, per Cristo un Dominum nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua concede a Te. Requiescant in pace. Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc sunt creatus in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, questa domenica è dedicata alla parola di Dio, uno dei grandi doni del nostro tempo è la riscoperta della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa a tutti i livelli. Mai come oggi la Bibbia è accessibile a tutti, in tutte le lingue e ora anche nei formati audiovisivi e digitali. San Gerolimo, del quale da poco ho ricordato il 16° centenario della morte, dice che chi ignora l'Escritura ignora Cristo. Chi ignora l'Escritura ignora Cristo. E viceversa, è Gesù Cristo, verbo fatto carne, morto e risorto, che ci apre la mente alla comprensione delle Scritture. Questo avviene in particolare nella liturgia, ma anche quando preghiamo da soli o in gruppo, specialmente con il Vangelo e con i Salmi. Ringrazio e incoraggio le parrocchie per il loro impegno costante di educare all'ascolto della parola di Dio. Che mai ci manchi la gioia di seminare il Vangelo. E mi ripeto un'altra volta, abbiamo l'abitudine, abbiate l'abitudine di portare sempre un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa, per poterlo leggere durante la giornata, almeno 3-4 versetti. Vangelo sempre con noi. Lo scorso 20 gennaio, a pochi metri da Piazza San Pietro, è stato trovato morto a causa del freddo un senzatetto nigeriano di 46 anni di nome Ewin. La sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto recentemente deceduti a Roma, nelle stesse drammatiche circostanze. Preghiamo per Ewin. Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno, che dinanzi alla morte per freddo di un mendicante affermò che quel giorno non si sarebbero celebrate messe perché era come il venerdì santo. Pensiamo ad Ewin, pensiamo cosa sentì quest'uomo, 46 anni, nel freddo, ignorato da tutti, abbandonato anche da noi. Preghiamo per lui. Domani pomeriggio nella Basilica di San Paolo fuori le mura celebreremo i vespri della festa della conversione di San Paolo a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani insieme con i rappresentanti delle altre chiese e comunità ecclesiali. Vi invito ad unirvi spiritualmente alla nostra preghiera. Oggi è anche la memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ieri è stato diffuso il messaggio per la giornata mondiale per le comunicazioni sociali dal titolo Vieni e vedi, comunicare incontrando le persone dove e come sono. Esorto tutti i giornalisti e i comunicatori ad andare e vedere, anche là dove nessuno vuole andare, e a testimoniare la verità.
Saluto tutti voi che siete collegati mediante i media. Un ricordo e una preghiera va alle famiglie che fanno più fatica in questo periodo. Coraggio, andiamo avanti, preghiamo per queste famiglie e nella misura del possibile siamo vicini. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Questo è il calice del mio sangue.